Eccoci qua, the day after. Siamo arrivati quasi al finale di questo lungo tutorial. Adesso cerco di stringere perché sennò le puntate diventeranno infinite. Questo è quello che ho fatto e che ho lasciato asciugare. Questo è il mio famoso, fra virgolette, tralcio gustaviano e questo è praticamente già quasi pronto. Io personalmente lo preferisco antichizzato. Adesso vi farò vedere come si fa. È semplice, basta usare una buona cera. Prendere uno straccio, usare un pennello e passarlo sopra. Dice: ma che fai? Ma che fai? Lo distruggi, lo rovini. No, a me piace così. Vedete? Questo dà esattamente il senso dell'antico. Poi vi ripeto, chiunque è libero di fare come preferisce perché non è necessario farlo. Però a me piace molto di più. Poi lo pulite, questo dà naturalmente anche una finitura particolare perché la cera fa sì che non solo appaia più vecchio, ma anche più lucido e più finito. Tocca a voi darla e poi toglierla e nello stesso tempo dare quest'aria antica a tutto il mondo. Io penso che se farete un lavoro di questo genere in un vostro vecchio mobile, una persona che non sa che l'avete fatto voi può pensare che sia esattamente antico. Vedete voi quanto lo volete antichizzare, quanto, come, quanto a lungo. A questo punto la superficie è liscia, voi la potete semplicemente lucidare. Vedete? Ecco qua, con un po' di olio di gomito. Per me è un'anta gustaviana. Se adesso volete potete farlo sui vostri mobili e vedrete come vengono bene. Ciao!